Oggi parliamo di Control Foreign Companies, CFC o società estere controllate. Che cos'è la CFC? Ne abbiamo parlato centinaia di volte nei miei post, nei miei argomenti. Oggi cercherò di darvi un'idea a tutto tondo di come funziona, di chi l'applica e di come l'applica nel mondo. Perché la CFC, come sapete, è una delle 21 cose che dobbiamo prendere in considerazione quando decidiamo di incorporare una società offshore. Si tratta di una normativa antiabuso che ogni paese ha implementato, diciamo, implementa a modo suo nel mondo, diciamo che quasi ogni giurisdizione ha la sua CFC. In Europa, evidentemente, come ogni volta in materia di imposizione, a legiferare troviamo sempre una direttiva. In questo caso, cioè, esiste una direttiva del 2016, direttiva europea cosiddetta ATAD, Anti-Avoidance Directive, che cosa fa? Atteso tende ad armonizzare questa regola nei differenti 28 paesi dell'Unione Europea. Ora, partiamo un po' da più lontano. Perché nasce la CFC? Cioè, che cosa cerca di disciplinare, che cosa cerca di evitare? Cerca di evitare una pratica abusiva, se non elusiva, in cui i grossi gruppi multinazionali, perché si parte da lì e poi, cioè, si parte sempre dal grosso, ma tendenzialmente poi si finisce per prendere nella rete anche tutti quanti i piccolini. Quindi, questa normativa che cosa cerca di evitare? Cerca di evitare lo shifting, il dirottamento degli utili, lo spostamento degli utili dai paesi ad alta tassazione, tipicamente Italia, Spagna, Germania, quindi i paesi dell'Ocse occidentalizzato, industrializzato, ai cosiddetti paradisi fiscali. Perché qual era la pratica più comune? Consideriamo che comunque la CFC ormai è in piedi da insomma, un bel po' di tempo, quindi questa pratica è obiettivamente osteggiata, direi, anche da più di un decennio. Gli utili prodotti quindi dalla parent company vengono spostati sulla società controllata nel paradiso fiscale, o perché parte dell'attività commerciale viene spostata all'attività controllata estera, che magari appunto si trova in territori come Hong Kong, come Singapore, che hanno una tassazione territoriale, quindi tendenzialmente si ritrovano poi a non tassare questi utili, o perché tramite servizi intercompany o cessioni di prodotti intercompany viene spostata parte dell'utile, appunto tramite giochetti intercompany, dalla società ad alta tassazione verso la controllata a bassa tassazione. Questa è una pratica evidentemente elusiva che serve a spostare l'imponibile, la base imponibile dal paese ad alta tassazione. Prendiamo l'Italia con un'indice del 24%, un paese a tassazione bassa o nulla, come per esempio Hong Kong, che su redditi offshore ha una tassazione allo 0%, e quindi evidentemente alleviando overall il tax rate effettivo del gruppo. Ok? Quindi questa normativa cerca di evitare questo problema. È partita, diciamo, andando a rompere le scatole alle grosse multinazionali, però per come è scritta la normativa in realtà si applica poi a tutti i gruppi, anche a tutte le società di piccola dimensione. Adesso vedremo quali sono le eccezioni, perlomeno all'interno dell'Unione Europea. Però tendenzialmente va ad intervenire quando si verificano due elementi, ok? E cioè quando esiste una situazione di controllo, cioè la persona, il contribuente o la società, la parent company, la società che si trova nel paese ad alta tassazione ha un'attività di controllo, appunto, società controllate estere sulla società estera, e contemporaneamente la tassazione, cioè l'utile prodotto nella società controllata estera, se fosse stato prodotto nel paese in cui si trova la persona che controlla, la persona, la società che controlla quella società, fosse stato tassato alla metà. Riformulo, chiedo scusa, mi sono espresso malissimo. Qual è la seconda condizione? Quindi, al di là del controllo, la CFC si applica se la tassazione della società controllata estera è effettivamente inferiore di oltre la metà alla tassazione effettiva che quella società avrebbe avuto, quell'utile avrebbe avuto se fosse stato realizzato nel paese in cui si esercita il controllo. Okay? Quindi controllo e tassazione effettiva inferiore al 50%. Queste sono le due regole che prevede la direttiva
europea. La quale direttiva europea, tra l'altro, ha dato un tempo determinato ai paesi dell'Unione Europea per adattarsi a questa situazione, tempo che in realtà è già scaduto perché al 1 gennaio 2019 tutti i 28 paesi avrebbero dovuto già implementare la CFC seguendo le linee guida della direttiva. Non tutti l'hanno fatto e per questo motivo l'Italia è una di quelle che è stata compliant, però. E quindi la Commissione europea ha aperto numerose procedure di infrazione contro gli stati che non l'hanno fatto. Quindi, giustamente, l'Unione europea ha anche le possibilità e gli strumenti per controllare se poi l'effettiva implementazione di quello che dice è fatta oppure no. L'ATAD non era soltanto per le CFC, prevedeva anche altre regole antiabuso come la deducibilità degli interessi passivi ed altre, però ecco, sono argomenti che affronteremo magari in un altro screencast. Quindi rimaniamo sulle CFC, ok? Quindi abbiamo capito qual è l'impianto generale della direttiva. La direttiva adesso dà agli stati due possibilità che vediamo davanti a noi, cioè il modello A o il modello B, che adesso andremo a espletare, e dice tendenzialmente o ciascuno stato può implementare questa CFC, questa Control Foreign Companies, in due modalità, applicando un modello A oppure un modello B. Il modello A mi dice puoi attribuire, puoi tassare per trasparenza nel paese del taxpayer, cioè di chi controlla la società estera, tutti i passive income prodotti dalla società estera. Quindi se la società estera produce interessi, canoni e royalty, io li tasso immediatamente per trasparenza nel paese di chi controlla. Quindi l'esempio della società italiana che controlla la società Hong Kong, ma anche della persona fisica italiana che controlla la società ad Hong Kong, tutti i passive income realizzati dalla società a Hong Kong potevano essere tassati immediatamente per trasparenza. Questo era un modello, è un modello generale, adesso vediamo chi l'ha implementato e chi no, però è il modello generale che dava che dà l'ATAD a ciascuno dei 28 paesi. Il modello B invece interviene sulle strutture non genuine, dice invece di applicare il modello A puoi applicare il modello B tu stato, e cioè puoi attribuire per trasparenza nel tuo stato, all'interno del tuo territorio, la tassazione di tutte quelle strutture che non risultano genuine, dove non c'è sostanza, quindi tutto l'income di quella società che ti risulta non genuina perché è stata costituita soltanto con scopi di risparmio fiscale, la puoi tassare immediatamente per trasparenza all'interno del paese dove si esercita il controllo effettivo su quella società. Poi esistono delle esimenti, ciascuno le implementa a modo suo. Davanti a voi quindi vedete la situazione a febbraio 2019, questo è un documento disponibile liberamente in rete. Okay? Quindi abbiamo visto che 14 stati, qui vediamo, hanno deciso di implementare il modello A e 10 stati il modello B. Uno ha combinato entrambi, tendenzialmente l'Olanda, non so se lo vedete, questo grigio scuro in alto, e tre stati, la Francia, la Finlandia e la Bulgaria, hanno detto noi facciamo i fatti nostri, non seguiamo né il modello A né il modello B. È chiaro che poi la Commissione va a vedere se l'implementazione di queste normative è comunque congrua con quella della direttiva o no, quindi c'è un ampio margine di intervento da parte degli stati membri, ma sempre all'interno di determinate direttive. Ok? Quindi questo vi dà l'idea dello scenario, di quanto può essere complesso lo scenario su una singola normativa. E si deve accendere la lampadina ogni qualvolta pensiamo di costituire una società offshore o comunque una società al di là del confine italiano, perché a seconda di dove ci troviamo noi, a seconda di dove si trovano le altre società del nostro gruppo, se ne abbiamo e da dove vogliamo incorporare questa società, potrebbe applicarsi una regola rispetto a un'altra con diversi gradi di complessità e con diversi livelli di conseguenze in termini fiscali. Quindi, ed è questo il motivo per cui oggi stiamo spiegando le CFC, no? Cerchiamo sempre di dare un lato pratico alla cosa, non vi sto spiegando le CFC perché mi fa piacere, ma semplicemente per farvi capire che ci sono delle conseguenze fiscali in termini di sanzioni, interesse e in casi di evasione fiscale, evidentemente anche penali, che vanno tenute in considerazione quando andiamo a incorporare una società offshore. Non è mai una passeggiata di salute. Okay? Quindi questo è l'impianto generale, modello A, modello B. Ciascuno l'ha implementato alla maniera sua, e tant'è che la maggior parte degli stati hanno applicato un'eccezione al modello A oppure un'eccezione al modello B, ed è esattamente il caso dell'Italia che vedete appunto in verde scuro. Infatti,
uno Stato membro che implementa una CFC rule, è Member State Implementing di CFC rule, utilizzando il modello A, potrebbe scegliere di non tassare per trasparenza il reddito prodotto dalla società estera o dalla stabile organizzazione estera, quindi potrebbe decidere di non applicare la CFC se un terzo o meno dell'utile di questa società estera, di questa stabilizzazione, di questa stabile organizzazione estera, ricade nella definizione di passive income o di transazioni intercompany. Vi faccio un esempio concreto: è l'Italia, perché l'Italia ha applicato proprio l'eccezione al modello A. Quindi andiamoci a leggere proprio la normativa, che è l'articolo 167, al comma 4, mi dice: la disciplina del presente articolo, cioè le control foreign companies, si applicano se i soggetti controllati non residenti, quindi pensiamo a Hong Kong, integrano congiuntamente, quindi devono verificarsi allo stesso tempo, le due seguenti condizioni, e cioè la società estera, facciamo il caso di Hong Kong, è assoggettata a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. Quindi, se quella società a Hong Kong fosse stata soggetta in Italia, di quella stessa quantità di utile, che tipo di tassazione avrebbe subito in termini di tassazione effettiva? Cioè, quante tasse avrei pagato? Perché, se fosse stata in Italia, se quella società ad Hong Kong fosse stata residente in Italia, la sua tassazione effettiva fosse stata inferiore a quella che avrei ottenuto applicando le regole fiscali italiane, allora devo considerare di applicare la control foreign companies, e quindi tassare quella società estera per trasparenza in Italia, se allo stesso tempo, e vediamo qui quindi l'eccezione al modello A, oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientrano in una o più delle seguenti categorie. Quindi, se la tassazione effettiva fosse stata inferiore al 50% di quella effettivamente applicata in Italia, e contemporaneamente oltre un terzo degli utili della società estera è costituita da passive income, quindi vediamo interessi, dividendi e canoni tendenzialmente, o da transazioni intercompany, che ci dicono gli altri commi dal 6 al 7, allora vado a tassare tutta la giostra per trasparenza. E questa è un'eccezione, ok? Cioè, che ha fatto l'Italia? Invece di tassare immediatamente per trasparenza tutti i passive income, va a tassare per trasparenza tutte quelle situazioni in cui esistono passive income per oltre un terzo dell'utile complessivo della società estera, ok? Quindi questa è l'eccezione al modello A, e la leggenda ci dice come i vari stati hanno reagito. A noi interessa anche molto, secondo me, l'eccezione invece sub B. Abbiamo detto che il modello B era quello che prevede di tassare per trasparenza l'utile dal prodotto dalla società controllata estera o dalla stabile organizzazione estera, se diciamo si tratta di una struttura non genuina, ok? Quindi una struttura che ho messo in piedi solo per risparmio fiscale. Esiste però un'eccezione al modello B che ci dice che uno Stato membro che deve implementare la CFC rule e che decide di applicare il modello B potrebbe decidere di escludere dall'applicazione della CFC determinate tipologie di profitto quando la società o la stabile organizzazione estera in realtà realizza profitti inferiori ai 750 mila euro o di un ammontare inferiore al 10% dei suoi costi operativi. Ed è per esempio quello che ha fatto Malta, ok? Quindi in questa maniera si sono salvaguardati molte piccole attività e si vanno evidentemente a colpire chi ha un certo tipo di fatturato, che secondo me ha più senso anche nell'ottica di andare a fare cassa per un'amministrazione finanziaria, per un'amministrazione fiscale, perché chiaramente è molto più facile andare a colpire i grandi in termini di accertamento che non andare ad accertare 2 milioni di piccoli che fanno pochi ricavi, ok? Al di là poi del fatto che una pianificazione fiscale aggressiva vada comunque tenuta sotto controllo. Ok? Quindi è interessante come in realtà anche altri stati di common law, anzi tutti gli stati di common law, abbiano applicato questa tipologia di
questa eccezione al modello B, quindi che è completamente diversa da quello che hanno applicato tutti gli altri stati occidentali, quindi Spagna, Francia, Germania, Italia, eccetera, eccetera. Infatti nel grafico vediamo che Malta, Cipro, Irlanda e Inghilterra non è un caso, assolutamente, diciamo, queste normative di common law sono sempre eccessive, sono sempre, come dire, molto simili le une alle altre, si tendono a muoversi sempre contemporaneamente, abbiamo applicato questa eccezione al modello B. Lo ripeto, appunto, non è un caso, anche nell'ottica di una pianificazione fiscale internazionale, sempre da prendere in considerazione, infatti, uno scenario più ampio del singolo Stato. In questo caso, i Stati di common law si confermano sempre tra i più interessanti. L'ultima cosa che volevo porre alla vostra attenzione per non andare troppo lunghi è questa, cioè Black, Grey o White List. Ciascuna delle giurisdizioni che implementa o deve implementare la CFC Rule può deciderlo sempre in base a quello che ci dice la direttiva europea, la cosiddetta EITAD o ATAD, detto in italiano, può decidere come comportarsi, cioè come andare ad individuare gli stati nei confronti dei quali applicare poi questa disciplina, cioè questa tassazione per trasparenza. Quindi, oltre a decidere la modalità di tassazione da applicare, cioè la modalità quella dei passive income piuttosto che quella delle strutture artificiose, quindi modello A o modello B, può decidere anche nei confronti di quali stati far innescare questa tipologia di tassazione per trasparenza. E quindi ognuno ha le sue liste, che possono essere bianche, nere, evidentemente grigie. Quelle grigie, evidentemente, sono quelle che vanno poi monitorate, che possono cambiare di anno in anno. Questo sempre per dire, quindi, che ogni volta che vado a fare una pianificazione e che ho bisogno di commerciare o di utilizzare una determinata giurisdizione, vorrò fare attenzione all'esistenza o meno di queste liste. È una cosa molto importante perché, per esempio, il Portogallo ha le sue liste, che applica tra l'altro anche per altri fini, non soltanto ai fini delle CFC. E potrebbero praticamente bloccare la mia idea di pianificazione, la mia possibilità di utilizzare quella giurisdizione. Quindi facciamo estremamente attenzione. Sono liste che non ha soltanto, tra l'altro, la Commissione europea di per sé, ma anche ciascun singolo Stato decide se intervenire oppure no. La stessa Estonia, del resto, ha una serie di paesi che vanno in blacklist. Il Portogallo, per esempio, a Dubai, anche Hong Kong, tra i paesi in blacklist. Quindi facciamo attenzione anche a quest'altro argomento ogni volta che decidiamo di incorporare una società offshore.